Se volete acquistare Green in descrizione trovate FIFA 15 coi small e in più inserendo il codice coupon JUSTICE, tutto minuscolo, avete il 5% di crediti in più. Buona la prima ragazzi, qui è JUSTICE, ci siamo tornati con questo nuovissimo video. Andremo a parlare oggi di un argomento abbastanza importante. Infatti ieri, come potete vedere, 9 ore fa, l'IA ha fatto questo tweet dove annuncia che il mercato dalla web app e dall'app per il telefono sarà sospeso fino a nuovo ordine, fino a nuova notifica. Quindi non sappiamo quando verrà riattivato e se verrà riattivato, soprattutto se verrà riattivato. Che cosa comporta questa decisione da parte dell'EA? Innanzitutto non è il primo anno che lo fanno, ma già l'anno scorso l'hanno fatto e mi sembra anche l'anno prima. E nulla, questo diciamo che per loro serve a stroncare tutti gli autobuyer che funzionavano soprattutto dalla web app, ma anche dall'app per il telefono. E secondo loro questo dovrebbe migliorare la situazione del mercato. Allora, andiamo innanzitutto a vedere effettivamente che cosa comporterà questa cosa. Allora, innanzitutto gli autobuyer effettivamente non potranno più girare, ma questo comporterà dei disagi nei confronti degli altri utenti, perché come è intuibile non si potrà più fare compravendita dalla web app, perché la maggior parte del tempo che si passa sul mercato lo si passa dalla web app, come ovvio che sia. Uno sulla PlayStation gioca, sulla console gioca, non è che sta a fare compravendita, anche perché è più scomodo rispetto alla web app. Quindi non si potrà più fare compravendita in maniera decente e soprattutto non si avrà più accesso appunto al mercato dalla web app, quindi ogni volta bisognerà accendere la PlayStation per farsi una squadra, per qualsiasi cosa riguardante il mercato, anche per comprare un contratto bisognerà accendere la console e accedere da lì. Allora, innanzitutto io sono realmente incazzato, perché non è possibile che un'azienda del calibro dell'EA internazionale, forse una delle più importanti, sicuramente tra le più importanti in ambito videoludico, non sia in grado di contrastare dei programmi se non attraverso la chiusura del mercato. Io questo sinceramente lo trovo abbastanza greve, perché non è possibile che non sia in grado di contrastare quattro hacker, che poi alla fine sono loro che hanno diciamo creato i primi autobuyer, e da lì poi si è scatenato tutto. Non sono in grado di contrastare appunto questi autobuyer con dei programmi appunto che li contrastino. Non so, magari se si fanno troppe ricerche nel lasso di un minuto si viene sbattuti fuori, potrebbe essere una soluzione. Poi non lo so, io non me ne intendo, ma non credo che i tecnici diciamo dell'EA siano al mio stesso livello, almeno lo spero. E quindi questa chiusura web app comporterà sicuramente dei cambiamenti. Avremo un abbassamento dei prezzi, però non così consistente come vorrebbero loro, perché ormai, come voi saprete, il problema dei prezzi è derivante dal fatto che su PS3 e Xbox 360 ci sono dei glitch dalla console, quindi non dalla web app, dalla console, che permettono di fare crediti praticamente illimitati giocando le partite. E questo è il problema, è soprattutto che vengono inseriti nuovi crediti sul mercato. Quindi il problema principale non sono gli autobuyer, perché per esempio gli autobuyer c'erano stati anche l'anno scorso, ma la situazione non era così esasperata. Anzi, il problema quindi fondamentale non sono gli autobuyer. Certo, sono un problema perché danneggiano comunque chi fa compravendita, ma non è il problema fondamentale per cui i prezzi sono schizzati così alle stelle. Il problema fondamentale è appunto questo glitch, che non verrà assolutamente risolto con questa chiusura del mercato web app e dall'app del telefono, ma anzi, non sarà toccata questa cosa. Quindi i prezzi si abbasseranno, perché ovviamente si abbasseranno, non si potrà più usare autobuy, non si potrà più fare compravendita, quindi i prezzi si abbasseranno. Non così però da crollare, cioè non così tanto da crollare da vedere i prezzi di inizio FIFA, secondo me no, perché ovviamente prendete quello che sto quello che vi sto dicendo come un parere personale, non come oracolato, perché appunto non è il problema fondamentale. Quindi ci sarà un abbassamento dei prezzi, ovviamente questo comporterà un aumento dei prezzi dei crediti, tutta una serie di cose. Quindi io che cosa vi consiglio di fare alla fine? Vi consiglio di vendere, però con cautela, cioè diciamo che i prezzi si sarebbero abbassati comunque, perché questa settimana c'è stato il Team of the Tournament, la settimana prossima saranno gli upgrade, quindi i prezzi comunque si abbasseranno.
Con questa cosa c'è il rischio che non si rialzino più con questa chiusura del mercato web app. Quindi io vi consiglio di vendere il prima possibile, però diciamo che i prezzi si abbasseranno perché è fisiologica la cosa. Quindi se voi proprio volete tenervi dei crediti, io vi consiglio di vendere. Io personalmente non venderò, anche perché i giocatori che ho li voglio usare, li tengo nel club e li uso. Però in generale, comunque, diciamo sarebbe preferibile vendere, anche se, come ho detto, questo abbassamento non sarà così sensibile. Per esempio, faccio un esempio andando su Footbin, che poi tra l'altro anche Footbin, come possiamo vedere adesso, funziona meno perché loro controllavano i prezzi della web app e non funzionando il mercato della web app, ovviamente, vedete qui, i web app gli scrollati down, quindi i prezzi non saranno aggiornati bene come le altre volte. Vediamo un po', Hazard sta a 692.000 crediti, vediamo di quanto si è abbassato più o meno, ieri stava a 671, quindi ancora direi che i prezzi più o meno sono lì. Certo, a lungo termine questa cosa si farà sicuramente sentire, quindi vi consiglio di vendere, se, giocatori che non dovete usare ovviamente, però questo calo non sarà così sensibile come ci si potrebbe immaginare, appunto per il fatto che ho detto che questo glitch riguarda le console, non il mercato della web app. Comunque, io sono veramente stufo che l'EA ogni anno sia costretta a chiudere la web app perché non è possibile che un'azienda del genere, ripeto, non riesca a controllare un'applicazione per un computer. Mi pare veramente assurdo. E niente, spero che risolvano questa cosa, anche se loro non hanno detto esplicitamente che il mercato sarà chiuso, però da cosa si può intuire? Loro quando fanno le manutenzioni dicono dalle 10 per esempio alle 13. Qui invece hanno detto fino a nuovo ordine, fino a futura notifica, fino a futuro avviso. Quindi questo ci fa capire che molto probabilmente non lo riapriranno. Non lo riapriranno perché altrimenti avrebbero detto domani si torna di nuovo, dopodomani per dire. Invece non l'hanno detto. E questa qua è un sentore che non lo riapriranno, a mio parere, non lo riapriranno, ma rimarrà chiuso purtroppo. Per tutto FIFA 15. E niente, ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate di questa cosa. A mio parere molto grave, perché non è possibile, ripeto, che una cosa, un'azienda del genere faccia sia costretta a chiudere una web app perché non riesce a controllare il mercato. Comunque, vi invito a lasciare un mi piace, questo video vi è stato utile. Ripeto, vendete, però non abbiate troppa fretta perché il calo non sarà così sensibile come ci si potrebbe aspettare. Ci sarà un calo, ma moderato. Niente, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se questo video è stato utile. Ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio come sempre per la visione. Ciao a tutti.